Un vero e proprio itinerario culturale su temi della convivenza, promozione sociale e valorizzazione delle memorie. Questo è il tema del progetto dal titolo Itinerari culturali attraverso il Novecento, presentato questa mattina nella Sala Nugnes del Comune di Napoli dal Presidente dell'Osservatorio per il Centro Storico di Napoli, Elena Coccia. Il Centro Storico di Napoli, forse a differenza degli altri centri storici, non è entrata nella lista dell'UNESCO. Per, esclusivamente per le sue bellezze monumentali, ma è entrato anche per i suoi abitanti e per la sua cultura. E noi abbiamo voluto in questo modo mettere in rilievo quella che è stata la magnifica cultura del Novecento, questo secolo che eh, qualcuno definisce pazzo. Questo secolo che qualcuno definisce breve, questo secolo che è stato sicuramente caratterizzato da due forme di dittatura eh, abiette, eh, il fascismo, il nazismo, ma anche in qualche modo lo stalinismo, ma è anche il secolo che dei diritti. E questo forse. Viene spesso dimenticato. Il percorso culturale si articolerà in cinque incontri rispettivamente intitolati Egemonia, Giustizia, Resistenza, Innovazione e Autodeterminazione. Ne parla ai nostri microfoni Gianmarco Pisa, operatore e ricercatore per la pace e i diritti umani. L'intervento è dedicato all'autodeterminazione. In realtà, tutto il percorso eh, degli itinerari culturali nel centro storico di Napoli attraverso il Novecento si basa su una serie di parole eh, chiave che sono importanti, sono significative per quello che rappresentano in termini di messaggio, di speranza civile, di impegno culturale in un luogo significativo come il centro storico. Autodeterminazione riguarda tante cose, ne parleremo attraverso un libro che parla della letteratura e dell'industria e quindi insieme dei percorsi di emancipazione ma anche del modo come la letteratura può essere un veicolo di riscatto, di riscossa sociale, appunto di autodeterminazione delle persone, dei soggetti sociali e collettivi.